Assessore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, notte bianca degli impianti sportivi. In che consiste? Perché qualcuno ironizza e dice: ma l'impiantistica sportiva di base a Roma è in uno stato di grande difficoltà, di abbandono. Invece c'è la speranza che con la notte bianca accendiamo i riflettori, accendiamo, cioè mettiamo un po' di luce di giorno sull'impiantistica sportiva di base. È sicuramente vero che sugli oltre 150 impianti comunali nel corso degli ultimi 10-15 anni c'è stata un'attenzione non adeguata, sia in termini appunto di valorizzazione, di manutenzione e anche in alcuni casi di controllo. Detto ciò, è una realtà molto viva, ci sono casi di eccellenza, di assoluta eccellenza nella gestione, e noi domani vogliamo accendere i riflettori su alcuni di questi e fare una festa dello sport di sera, così come è stato fatto già in altre città d'Italia e d'Europa. In che consiste quindi l'apertura degli impianti sportivi? In particolare penso a quelli che sono anche dentro le scuole, che una volta chiamavamo centri sportivi circoscrizionali, penso a piscine comunali come via Gran Paradiso. Ecco, ci spiega come si svolgerà questa giornata, questa serata? Sì, sul sito del comune tutti i dettagli, quindi il programma, gli orari, gli spettacoli, gli indirizzi, tutto nel dettaglio. E noi partiamo con questi 7 impianti comunali, che sono diciamo medio grandi, dove ci sarà una programmazione pomeridiana, serale, in alcuni casi anche notturna o fino comunque alle 2 di mattina, che saranno musica, spettacolo, molto sport, partite dimostrative di tantissime discipline, e naturalmente insomma la vediamo come una festa. In molte città italiane e europee è stata fatta una notte dello sport concentrata in un unico posto, in un'unica piazza. Noi abbiamo pensato invece di allargarlo a più punti, in questo caso saranno una sorta di 7 piazze virtuali. Senta, in questi giorni abbiamo letto anche di qualche polemica sui bandi per l'assegnazione dei centri sportivi comunali. Problema risolto? Noi più tardi avremo una di queste associazioni in collegamento con noi. Dico, il problema è risolto, quello dei bandi, o c'è ancora qualche cosa da mettere a punto nelle assegnazioni? Allora, per quanto riguarda i bandi, bisogna distinguere se parliamo di impianti municipali o quelli comunali, se parliamo proprio delle palestre, la situazione è sotto controllo in praticamente tutti e 15 municipi, non ci sarà un'interruzione del servizio. Abbiamo dovuto rincorrere la situazione, devo dire, in quest'anno molto difficile, di proroghe che erano state fatte in passato, in alcuni casi anche illegittime. Quindi con i bandi stiamo sistemando la questione. Per quanto riguarda invece il comune, abbiamo situazioni, devo dire, anche molto delicate di concessioni scadute da molti anni. Quindi stiamo intervenendo o nel nuovo regolamento che finirà l'iter a novembre di quest'anno, sì, e appunto con i nuovi bandi. E bisogna ancora il tempo per normalizzare la situazione. Questa normalizzazione è un processo lungo, faticoso, in alcuni casi anche un po' doloroso, sta già portando però i suoi frutti. Pensiamo che quando siamo arrivati abbiamo trovato, tra i vari aspetti, una morosità dei concessionari pari a circa il 60%, a oggi siamo riusciti ad arrivare a sotto il 13%. Questo è uno dei tanti. Quindi un po' di soldi sono stati recuperati anche per le assolutamente casse. Parliamo di milioni di euro, perché in alcuni casi, e non parlo solo degli attuali concessionari, ma proprio dei contenziosi riguardo al mondo dello sport, siamo riusciti a fare delle iscrizioni al ruolo, siamo riusciti a recuperare delle somme, abbiamo mandato avanti delle procedure bloccate, quindi parliamo di cifre molto importanti, oltre 10 milioni di euro. Senta, sullo stadio Flaminio quando lo vedremo un bando? La mia è una domanda che può sembrare provocatoria, ma apre a, diciamo, a qualche buona notizia, mi auguro, su un impianto a cui una Roma buona notizia tiene. Già c'è, avendo vinto questo concorso internazionale di 150.000 euro, che ovviamente non servirà per rifare tutto lo stadio, certo, ma per studiare appunto lo stato di allo stato di coperta in questo momento e capire che tipo di interventi fare. Nel frattempo stiamo collaborando molto molto proficuamente con il CONI e anche con alcune federazioni per capire che futuro dare all'impianto. Quindi questo è un lavoro preliminare, anche questo molto complesso, a qualsiasi ipotesi di bando.
Impianti pubblici ma anche impianti privati non posso non chiedergli se incontrerà Pallotta, che è in arrivo a Roma in queste ore per lo stadio a Tor di Valle, e se ci sono novità rispetto all'iter. No, io non ho novità, sul fronte del Comune abbiamo mantenuto i nostri impegni, non è in previsione un mio incontro con il suo, quello del, neanche del sindaco, sì. Sindaco, adesso non glielo so dire, adesso rientro in giunta e posso chiedere. E glielo chiedo. Poi... dalla giunta, però effettivamente non ho contezza, diciamo. Però diciamo per il comune è tutto a posto questa questione del ponte e dei 50 milioni che insomma si rimpallano su chi lo deve realizzare per garantire una mobilità, è una questione che si risolve. Guardi, io credo proprio di sì, da parte nostra c'è la volontà politica, non siamo gli unici soggetti però coinvolti nel processo, quindi nel dettaglio non, chiaramente non so entrare del ponte o dei soldi, però è ribadita fortemente la nostra volontà politica. E allora ricordiamo l'appuntamento, mentre ringrazio l'assessore Daniele Frongia, l'assessore allo sport, sabato 9 settembre, prima edizione della Notte Bianca negli impianti sportivi comunali di Roma. Potete vedere l'elenco degli impianti aperti e delle iniziative che ci saranno sul sito del comune. Grazie e buon lavoro, assessore. Grazie a voi, a presto.